Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura all'emergenza sanitaria, le limitazioni previste dalla zona rossa, seppur dolorose, hanno fatto scendere il numero dei positivi in Abruzzo, ma questo al momento non basta per poter pensare di tornare subito in zona arancione. Il servizio di Paolo Renzetti. Dottor Parruti, 1° dicembre, qual è la situazione nella nostra regione per quanto concerne i positivi? Covid Hospital di Pescara che registra ai noi purtroppo una presenza sempre più numerosa di degenti. Gli effetti di mitigamento, di riduzione della circolazione del virus, almeno fino a generare forme clinicamente rilevanti, probabilmente si cominciano a vedere. In questi giorni si stanno facendo degli screening in provincia dell'Aquila su una buona fetta di popolazione. Su 16.000 persone solo lo 0,04% di queste persone è risultata positiva al Covid-19. Cosa significa, dottor Parruti, tutto questo? Vuol dire una cosa molto importante, che quando si fanno degli screening è estremamente è decisivo, diciamo, per l'esito, il target, il bersaglio che si prende. Cioè, se vi è il sospetto che in una zona vi sia una circolazione molto alta asintomatica del virus, lì è opportuno andare a segno prendendo tutta la popolazione sotto valutazione. Quando la circolazione invece comincia ad avere una densità minore, la resa degli screening è minore, è comunque utile, ma è una resa minore rispetto all'impresa. Da oggi è possibile nelle farmacie della nostra regione effettuare i test sierologici. Dottor Parruti, quanto è importante tutto questo? Ma diciamo che sono una serie di possibilità su cui bisogna andare molto nel dettaglio poi della qualità, ovviamente, ma che possano aumentare la nostra capacità di precoce intercettamento delle persone che sono carrier asintomatici. Su il passaggio ad una zona arancione, anche zona gialla in vista del Natale, lei da medico cosa si sente di dire per quello che è stato fatto fino ad oggi e per quello che sarà da qui al 25 dicembre? Ciò che favorisce la diffusione in grandi numeri da parte dei super diffusori sono le feste, i pranzi, le circostanze in cui per tanto tempo si sta tra conviviali senza mascherina. Se c'è qualcuno che trasmette per la via aerea, tutti i coinvolti possono essere contagiati. L'altra cosa sono le scuole. Noi andiamo verso un periodo in cui tra un po' le scuole saranno chiuse per 3 settimane a seguito della pausa e questo ci aiuta tantissimo. Se noi saremo responsabili nei confronti, da subito, nei confronti delle regole che ci consentono di ridurre, di minimizzare la trasmissione importante interpersonale, cioè quella dei super diffusori, sono abbastanza convinto che possa non aversi una grave recrudescenza se noi abbasseremo il livello. Un piano straordinario con una dotazione di 9.650.000 euro per recuperare le prestazioni sanitarie non erogate in Abruzzo a causa delle sospensioni introdotte per la pandemia. La Regione ha predisposto il piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, elaborato in collaborazione con le ASL, che dopo l'approvazione della Giunta entrerà a regime. Il Covid-19, spiega l'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha comportato il rinvio di circa 200.000 prestazioni che le ASL hanno iniziato a recuperare già dalla scorsa estate. Dall'ultimo monitoraggio risultano interamente coperte le prestazioni, sia ambulatoriali che territoriali, nelle classi di priorità più alte. Permangono invece ancora criticità per quanto riguarda le prestazioni in classe D, differita e P, programmata, anche se con profonde differenze tra le aziende sanitarie. Per aggredire il problema in modo efficace, la Regione si muoverà su 3 fronti, utilizzando flessibilmente gli strumenti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro del comparto: aumento dell'orario di servizio del personale dipendente, acquisto di prestazioni dal personale convenzionato, assunzioni di nuovo personale per far fronte all'emergenza. Tra le prestazioni ambulatoriali, sulle quali il Covid ha avuto maggiore impatto, ci sono le visite oculistiche, endocrinologiche e gastroenterologiche. Tra gli interventi chirurgici invece spiccano quelli alla cataratta, le colicistectomie e le protesi d'anca.
Ancora sanità, parte oggi la campagna per lo screening di massa con test sierologici da effettuare in farmacia. A Teramo città però nessuna farmacia del centro storico ha aderito all'iniziativa. Mancherebbero locali adeguati e personale. Il presidente di Federfarma Teramo, Carlo Zuccherini, conferma il ritardo ma assicura che tra qualche giorno aderirà circa l'80% delle farmacie teramane. Tania Bonici Castelli. Inizia da oggi in Abruzzo con grande difficoltà lo screening di massa con l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie dell'intero territorio regionale. Il test sarà gratuito per studenti, personale scolastico e universitari. Per tutti gli altri il costo è di circa 15 euro e bisognerà prenotarlo dal proprio farmacista. Nonostante l'iniziativa sia frutto di un accordo sottoscritto da Regione, Federfarma e Assofarm, tanti sono i problemi logistici che le farmacie stanno riscontrando per realizzare la campagna. A Teramo città, per esempio, nessuna delle farmacie del centro storico ha ancora aderito per mancanza oggettiva di spazi interni da poter dedicare all'esecuzione dei test e per la carenza di personale. La prima farmacia teramana a partire sarà per il momento solo quella periferica di Villa Mosca, annuncia Carlo Zuccherini, presidente di Federfarma Teramo, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Per quanto riguarda il territorio provinciale, le farmacie già operative sono quelle di Valvomano e Bellante. Quest'ultima, non avendo locali interni adeguati, ha affittato un container che staziona davanti alla farmacia stessa. Domani partirà Giulianova con la farmacia Ielo e da giovedì con la farmacia Parere Strobbe, che hanno invece sistemato all'interno uno spazio sicuro completamente dedicato ai test. Ma cosa non ha funzionato? La data di partenza non era tassativa, spiega il presidente di Federfarma Teramo. È stato fatto tutto in fretta, ma le farmacie si stanno attrezzando. Col passare dei giorni la maggior parte di loro sicuramente aderirà alla campagna. Su 94 farmacie, 75 sono quasi pronte a partire. Alla fine, conclude Zuccherini, è probabile che solo il 10% non aderirà. Tutti allora potranno sottoporsi al test? A chi verrà negato? Verrà negato solo a chi ha la febbre o sintomi influenzali o a chi convive con un positivo al Covid. E la seconda ondata del Covid ha investito anche le carceri. Situazione critica a Sulmona, dove è positivo il 20% dei detenuti. Le misure adottate finora si sono rivelate assolutamente inefficaci. I reclusi, costretti in una situazione di sovraffollamento, sono così abbandonati al loro destino. Detenuti costretti a fare la fine del topo. Il Covid corre veloce tra le mura delle carceri, agevolato dalle condizioni di sovraffollamento, e ha già mietuto delle vittime. In Italia sono circa 900 i detenuti positivi. Il Covid è presente in almeno 83 dei 192 penitenziari della penisola ed è veicolato dagli unici che possono entrare e uscire dal carcere. Sono oltre 1000 i contagiati tra agenti di polizia penitenziaria e operatori. In Abruzzo la situazione più critica al momento è quella del penitenziario di Sulmona. Qui lo scorso weekend i casi di contagio erano 16, ma ad oggi ne sono già 66, ovvero il 20% della popolazione reclusa. Sono 387 i detenuti di Sulmona, a fronte di una capienza del penitenziario di 329 unità. Il sovraffollamento quindi raggiunge quasi il 120% e il rapporto tra capienza e numero di reclusi è più o meno lo stesso in tutte le carceri abruzzesi. Il sovraffollamento, oltre a imbarbarire ancora di più le condizioni detentive, crea in primis un problema di spazi. Mancano i luoghi infatti dove poter isolare i detenuti positivi e dove effettuare il pre-triage dei nuovi ingressi. Questo fa delle carceri una bomba a orologeria. Abbiamo ancora impresse nella mente le immagini dei penitenziari in fiamme durante le rivolte di marzo. Rivolte che si conclusero con 14 detenuti morti, 9 solo a Modena, dove 5 morirono nel penitenziario e 4 durante il trasferimento. Per cui le cause del decesso sono ancora da chiarire in questo silenzio assordante. Nei decreti ristori sono previsti eventuali aumenti dei permessi premio e la possibilità di scontare a casa gli ultimi 18 mesi di pena. Un dietrofront rispetto alla sospensione dei permessi decisa dal DAP a primavera. Ma mentre in Parlamento si discute sull'efficacia delle misure adottate, la situazione è sempre più critica. Il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, e la radicale Rita Bernardini, da 20 giorni in sciopero della fame insieme a molti detenuti, chiedono la liberazione anticipata speciale. Non si tratta né di amnistia né di indulto, ma di allungare lo sconto di pena previsto ogni 6 mesi dagli attuali 30 giorni a 45 giorni. Ma solo per i detenuti che si comportano bene, quelli cioè che non si ribellano.
E non è solo il sovraffollamento la piaga dei carcerati. Lo stato d'emergenza è l'occasione per isolare ancor di più i reclusi. Sono infatti limitati i colloqui familiari e con gli avvocati, vi è la censura della corrispondenza e la chiusura delle celle e gli imputati possono partecipare ai processi solo in videoconferenza. Insomma, sono state estese anche ai cosiddetti comuni le misure del 41 bis, rendendo molto complicato per chi è fuori sapere cosa accade all'interno del carcere. In Abruzzo la situazione al momento è talmente ingestibile che i nuovi detenuti vengono dirottati verso altri penitenziari, specialmente quelli del vicino Lazio. Stando ai provvedimenti emessi dall'inizio della pandemia, che nulla hanno potuto contro il vertiginoso aumento dei contagi, il Covid scavalca le mura perimetrali, supera il filo spinato, attraversa le sezioni e si insinua tra le sbarre, mentre i detenuti, ammassati nelle celle, ultimi tra gli ultimi, sono abbandonati al loro destino. Si è spento nella notte a Roma il giornalista e portavoce della Lazio Arturo Diaconale, aveva 75 anni e da diversi mesi lottava contro una grave malattia che lo aveva anche costretto a un intervento d'urgenza alla testa lo scorso maggio. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio esprime il cordoglio a nome personale dell'intera giunta regionale. Un giornalista che è partito giovane dalla sua Montorio Alvomano, scrive Marsilio, e che ha sempre avuto l'Abruzzo nel cuore, prima commissario straordinario, poi presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ha lavorato per la sua terra contribuendo a far conoscere nel mondo le bellezze naturali di questo territorio. Cambiamo ora argomento. A poche settimane dal Natale la Panoramica, società di trasporti di Chieti, ha deciso di decurtare 300 euro dalla busta paga dei lavoratori. Sindacati, CGIL, CISL, UIL e UGL, attraverso un comunicato congiunto, hanno criticato aspramente la decisione dell'azienda, che ha comunque avanzato delle proposte migliorative. Vediamo il servizio. Voi l'avete definito un regalo di Natale, la Panoramica vuole decurtare 300 euro dalla busta paga dei lavoratori nel mese di dicembre. Ieri c'è stata un'assemblea, un incontro con i lavoratori. Rolandi, cosa è venuto fuori e cosa dice l'azienda, che comunque ha cercato di fare delle proposte? In pratica, sin dall'incontro che abbiamo avuto con l'amministrazione comunale circa un mese fa e che purtroppo non ha sortito alcun tipo di riscontro, e poi con i due incontri che abbiamo avuto nella sede di Confindustria con l'azienda, e con i quali incontri abbiamo cercato di proporre delle soluzioni alternative, perché quello che dice lei si verificherà di fatto il prossimo 10 di dicembre, allorché i lavoratori vedranno sulla propria busta paga proprio quella decurtazione derivante dalla disdetta della contrattazione di secondo livello. L'azienda continua a sostenere che ci sono motivazioni di carattere economico, motivazioni legate alla tenuta dei propri bilanci, e si scaglia sistematicamente ogni volta contro le decisioni assunte dalle regioni, nello specifico della giunta precedente, di tagliare risorse al settore dei trasporti non riconoscendo la contrattazione collettiva. Noi crediamo che, pur riconoscendo queste motivazioni, crediamo che i diritti dei lavoratori, che sono tra l'altro datati nel tempo, non possano essere messi in discussione da decisioni assunte dall'ente regionale. Quindi l'azienda dovrebbe distinguere quelli che sono i propri contenziosi che ha con la regione dal rapporto storico che ha con circa 100 lavoratori. Ci sono state delle proposte da parte dell'azienda? Sono proposte che attengono anche un aumento della produttività, verso la quale noi ci siamo resi disponibili, ma un fatto deve essere molto chiaro: già in Panoramica esiste un livello di produttività, stiamo parlando di un'azienda privata, che è già elevata rispetto allo scenario nazionale. Ci sono degli indici di produttività, degli indici statistici significativi, basta vedere ad esempio la velocità commerciale dei mezzi, che è tra la più elevata rispetto allo scenario nazionale. Quindi, fermo restando la nostra disponibilità, bisogna essere consapevoli anche di questo aspetto. Con una conferenza stampa questa mattina si è presentato il neoquestore di Pescara, Luigi Liguori. La prima cosa su cui dovrà lavorare riguarda il rispetto delle leggi anti-Covid, soprattutto in vista delle feste di Natale. Il servizio. Mi chiamo Luigi Liguori, ho 59 anni, quasi 60, vengo dalla questura di Matera. Ho accettato questo incarico
conferitemi dal signor capo della polizia con entusiasmo. Si presenta così alla stampa Luigi Liguori, da oggi questore di Pescara, succeduto a Francesco Misiti, che è andato in pensione. Arriva dalla Basilicata e in via telematica causa restrizioni ammette di dover ancora conoscere bene il territorio. Inizierò dalle piccole cose, ha detto il neo numero uno della polizia pescarese, e non mi sottrarrò ai giudizi della cittadinanza. La prima sfida che Liguori dovrà affrontare riguarderà necessariamente il periodo delle feste natalizie, durante le quali le forze dell'ordine sono chiamate a redarguire ed eventualmente sanzionare chi non rispetta le regole anticontagio. Io vedo la polizia a fianco del cittadino, i nostri agenti saranno a fianco dei cittadini, non andremo lì, credo che avete fatto questo fino ad ora, l'ho fatto anche a Matera, ma non andremo lì a mostrare i muscoli nei confronti del magari del ragazzino che in quel momento gli si è calata la mascherina. La voglia di socializzare ce l'hanno tutti, ce l'ho pure io, si figuri, avrei voluto vedervi nel mio ufficio oggi e magari stringervi la mano. La pandemia c'è e non è. Dobbiamo cambiare i comportamenti nel concreto e lo devono fare anche i cittadini. Perché se noi viviamo il rito del Covid, tra virgolette, come un rito, come se fosse un'espiazione, come se fosse una messa, e poi io vedo a volte, vedevo alcuni dei miei funzionari che prima parlavano tutti, non qui a Pescara, parlavano tutti assembrati vicino alle porte, poi entrava il questore e si distanziavano, cioè il distanziamento sociale purtroppo è un modo di vivere, lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle e noi dobbiamo aiutare i cittadini a viverlo. La voglia di stare insieme c'è, ma purtroppo credo che bisogna stare con le famiglie strette. Quindi noi staremo a fianco, ci faremo vedere per strada, daremo dei suggerimenti. Solo nei casi in cui c'è una protervia, c'è una riluttanza esplicita, ovvero una contestazione palese e manifesta nei confronti delle forze di polizia, in quel caso saremo costretti ad applicare le sanzioni. Certamente la mattina non farò statistiche di quante multe per le mascherine abbiamo combinato. Questo non significa che non combineremo le multe. E come abbiamo visto in uno dei servizi precedenti, la medicina ordinaria che non riguarda il Covid sembra essere passata un po' in secondo piano durante questo periodo. E una di queste patologie è l'atrofia muscolare spinale, una malattia rara di cui l'opinione pubblica sa ancora poco. Per questo è nato il libro di favole Lupo racconta la SMA, così da sensibilizzare le persone su una patologia più diffusa di quanto si pensa. Vediamo il servizio. Non solo Covid, bisogna fare i conti anche con le altre patologie. Una di queste è l'atrofia muscolare spinale, detta SMA, una malattia genetica rara che si può presentare anche in età adulta. L'atrofia muscolare spinale è una malattia neuromuscolare di origine genetica, caratterizzata dalla degenerazione del secondo motoneurone, che è quel neurone che parte dal midollo spinale, arriva al muscolo e ne controlla il movimento, per cui la manifestazione clinica principale è la debolezza muscolare, prevalente agli arti, ma che nelle forme più gravi aggredisce anche la muscolatura respiratoria e della deglutizione. L'atrofia muscolare spinale è considerata una malattia rara, la sua incidenza è di un caso su 10.000 nuovi nati, ma in realtà è la seconda patologia genetica autosomica recessiva più frequente dopo la fibrosi cistica. La SMA è una malattia ancora poco conosciuta e che nelle sue forme più gravi può portare alla morte. Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo questa patologia è nato Lupo racconta la SMA, un libro di favole illustrato dall'Istituto Europeo di Design, che ora è anche un audiolibro con la registrazione di un podcast da 14 puntate. Il progetto multicanale si può trovare sulle principali piattaforme online. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Il neotecnico del Pescara, Roberto Breda, ieri ha diretto il primo allenamento. Oggi doppia seduta per i biancazzurri che preparano il delicato derby di venerdì al Del Duca contro l'Ascoli, altra squadra che al momento è in difficoltà. E anche la società bianconera ha cambiato guida tecnica affidandosi ad un ex degli Orossi, già allenatore e maestro dello stesso Breda. Vediamo il servizio di Andrea Costantini.
cambiare marcia al campionato del Pescara. La missione che la società ha affidato al neotecnico Roberto Breda è chiara. Troppi punti per vari motivi lasciati per strada. Un ultimo posto che fa paura quando inizia un mese cruciale, perché è denso di impegni. 7 partite in 30 giorni. 7 partite per provare a invertire il trend e risalire la classifica prima di chiedere aiuto al mercato di gennaio. Ieri Breda ha diretto il suo primo allenamento. Staff tecnico in parte rinnovato. Con il neo allenatore ci sono il collaboratore tecnico Vincenzo Melidona, il preparatore atletico Donatello Matarangolo, il preparatore dei portieri Guido Nanni, quest'ultimo già a Pescara nello staff di Zeman nella stagione 2017-2018, per lui dunque un ritorno. Confermati l'allenatore in seconda Felice Mancini, il match analyst Diego Labricciosa e il recupero infortunati Francesco Petrarca. Ai nostri microfoni Breda ha confermato di avere già in testa un modulo per il Pescara, ma di voler aspettare il lavoro sul campo per avere conferma sulla iniziale idea o cambiarla. In passato ha già praticato il 3-5-2, ma anche il 4-2-3-1 e 4-3-1-2. Si può immaginare che Breda mantenga per ora la difesa a 3, per non sconvolgere troppo determinati equilibri. Il neo allenatore ha anche parlato della volontà di valorizzare le migliori risorse dell'organico, e allora ecco che vengono in mente nomi importanti che finora per vari motivi hanno deluso: Bocchetti in difesa, Valdifiori e Memusciai a centrocampo, Galano in attacco. In particolare, ridare centralità a Valdifiori può voler dire riportare il centrocampo con un vertice basso e 2 mezze ali. Oltre a questioni tecniche, il neo allenatore dovrà anche concentrarsi sulla condizione atletica, fattore che, sotto la gestione Oddo, è finito sotto la lente di ingrandimento della dirigenza. Che sta squadra corra meno degli altri credo che sia evidente in campo, non lo devo dire io. Può darsi anche che corra male, e magari stanno bene fisicamente, però si corre male in campo. Quindi questo abbiamo chiesto a Breda, e il suo mestiere, quindi non è che possiamo chiedere più di tanto. Noi chiediamo di fare il suo lavoro a chiunque arriva qui, di farlo al meglio. Ai giocatori però chiederemo altrettanto la stessa cosa. Sicuramente un impegno maggiore, perché non ci si può sempre nascondere dietro qualcun altro. Sarà un debutto speciale per Breda ad Ascoli, sfida nella sfida con il suo maestro Delio Rossi. Lo stesso neotecnico ha confermato di aver trascorso a Salerno con lui gli anni migliori della carriera, con promozioni prima in B e poi in A. E Delio per me è stato fondamentale, perché sia da giocatore sia anche nella scelta poi di diventare allenatore, lui ha un ruolo predominante. Gli devo molto, però la gioco che poi la posta in palio, considerando che poi anche un derby è alta, e ognuno di noi fa quello che deve fare per fare il risultato. Derby tra due squadre in grossa difficoltà. Delio Rossi è stato chiamato ad Ascoli in sostituzione di Valerio Bertotto e sarà un ex della partita. Alla guida del Pescara, il tecnico riminese sfiorò la promozione in Serie A nel 96-97. Tornò nella stagione 2000-2001, dove fu esonerato e richiamato, ma quella squadra, dove non mancavano grandi nomi, retrocesse in Serie C. Lutto ieri sera in Casa Pescara per la scomparsa all'età di 69 anni dello storico medico sociale Ernesto Sabatini. Tante le testimonianze di affetto giunte anche sui social da calciatori attuali ed ex del Pescara. Sul sito ufficiale il cordoglio del club e del presidente Daniele Sebastiani, che lo ricorda con questa frase: ci lascia un grande uomo che ha saputo unire la sua professionalità alla passione per il calcio. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 alla chiesa di Sant'Antonio in viale Sabucchi a Pescara. Momento toccante ieri sera nel corso della trasmissione Replay in collegamento dal Brasile. L'ex capitano del Pescara, Leo Junior, ha ricordato l'amico Maradona. Storica la foto della stretta di mano scattata prima di un Pescara-Napoli del marzo dell'89. Da quando Careca è arrivato al Napoli, cioè, questo rapporto è diventato ancora più vicino. E poi Diego era una persona certamente molto umile, generosa, sai, soprattutto con quelli che erano vicini a lui. Io ho avuto diverse opportunità. Cioè lui è venuto al Carnevale a Rio nell'86 in vacanza, è venuto, ha giocato sulla spiaggia con noi, cioè è venuto con Zico la partita in beneficenza che lui ha fatto anche qui a Rio, cioè fuori, diciamo, le opportunità che abbiamo avuto quando abbiamo giocato contro ancora nel Torino in quei 3 anni e poi nei 2 anni di Pescara, che certamente hanno lasciato un ricordo per diverse volte, né? Non soltanto per il fatto di Diego essere
il personaggio che era, ma anche la possibilità di stare vicino. E noi qua in Brasile abbiamo sentito tanto, anche perché lui era molto vicino a diversi brasiliani, non solo quelli che hanno giocato con lui nel Napoli, come Careca e Alemão, ma anche gli altri, perché lui alla fine era un idolo, diciamo, per tutti noi. Questo giorno qui, non so se si ricorda, questo giorno abbiamo pareggiato 0-0 questa partita. Sì, esatto. E certamente ce l'ho anche questa maglia sua, che è una maglia che non si trovano in giro, perché questa maglia rossa che il Napoli giocava quando non giocava con quella blu. Io ce l'ho anche questa maglia che abbiamo scambiato dopo la partita. Enrico, avevo parlato della maglia rossa, però sì, questa qua è quella tradizionale, vedi? Ah, anche quella originale hai, anche quella originale. Beato te, beato te, beato te. Adesso questa maglia andrà su un quadro, perché avrà un'importanza troppo grossa della mia vita anche. Serie C, giornata di riposo per il Teramo, che domani sosterrà una doppia seduta in vista del match del Bonolis di domenica prossima contro la Vibonese. Si candida per una maglia al primo minuto l'ASIC, tornerà a disposizione anche Ilari, che ha saltato per squalifica il match di Francavilla Fontana. Non lo ha fatto rimpiangere il sostituto Davide Di Francesco, che ha firmato il gol del definitivo 1-1. Ascoltiamolo. Purtroppo nella seconda occasione il portiere è stato anche bravo, secondo me. Sicuramente avrei potuto dare più forza alla palla, però ho fatto il massimo che in quella circostanza potevo fare. Il mister è stata la prima cosa che ci ha detto nello spogliatoio, il fatto che comunque non siamo partiti bene come succedeva nelle primissime giornate, purtroppo, e questo ci ha un po' condizionato, perché a differenza nostra loro sono partiti veramente bene, molto, molto meglio di noi sicuramente, e dopo aver preso il primo gol ci siamo tra virgolette svegliati, abbiamo cominciato a fare il nostro gioco e secondo me siamo stati molto bravi a riprenderla, perché era una partita complicata questa. Grande merito va a Costa Ferrera, che mi ha messo due gran palle soltanto da spingere in rete, poi nella prima circostanza diciamo sono stato più bravo che nella seconda. Però gran merito va a Pedro, che mi ha visto e mi ha servito due ottimi palloni. Il mister non l'anticipa mai la formazione, quindi noi non sappiamo mai fino a poche ore dall'inizio della partita chi gioca e chi non gioca. Sinceramente non me l'aspettavo al 100%, c'erano buone possibilità, vista l'assenza anche di Ilari. E quindi dai, non me l'aspettavo e non me l'aspettavo, diciamo, non al 100%. Sono contento di quello che stiamo facendo soprattutto, perché secondo me ogni partita abbiamo fatto buonissime prestazioni. Non siamo stati brillanti all'inizio, però comunque non era facile. Poi sì, vorrei sempre giocare, sono una persona molto ambiziosa, come ho già detto, però comunque sono contento anche che ci sia tanta concorrenza davanti, perché siamo secondo me in tanti e siamo tutti validi per un posto da titolare, quindi è un ballottaggio continuo che però sicuramente farà crescere tutti. Ancora calcio, slitta nuovamente la ripresa regolare del campionato di Serie D, fissata ora per il 13 dicembre. La decisione è stata presa dal comitato interregionale della LND, poiché non ci sono ancora i tempi tecnici per la validazione e applicazione del nuovo protocollo Covid, la cui bozza, elaborata dalla commissione medico-scientifica, è stata pubblicata ieri pomeriggio. Domenica 6 dicembre si disputerà un'altra tranche di recuperi. Per il girone F è previsto il match tra Rieti e Porto Sant'Elpidio. E con questa notizia termina qui la prima edizione del TG6. Tutti quanti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà alle ore 19 con l'edizione della sera. Grazie e un buon pomeriggio.